Buongiorno, buongiornissimo, nuovo video. Oggi voglio provare un rasoio che viene dalla Cina, lo fa Yaki e si chiama Slope, Yaki Slope. È questo qui, è un rasoio in acciaio, completamente in acciaio, e diciamo, è classificato come un rasoio slant, spero si veda. La curvatura della lama la si crea non tanto con la torsione di tutta la testina, ma solo della barra di sicurezza e del top cap, diciamo. Guazza, Marine Boy. Questo rasoio lo provo per la quinta volta. L'ho provato solamente con un tipo di lamette. Oggi proverò un altro tipo di lamette, le Bicron Platinum, su una barba di 4 giorni. Il manico è questo bellissimo manico Bulldog e tutti insieme il rasoio è così. Chiaramente va la lametta che mi sono dimenticato di mettere. Oggi userò un sapone di Phoenix molto molto buono, che tutto mi ricorda fuorché quello che dovrebbe ricordare. Io sento note, diciamo, di cannella, di mela, di strudel, mi ricorda molto la mia infanzia. Il sapone è Cavendish, che ora vi faccio subito vedere. Oh, io adoro le teste di rasoio in acciaio perché sono fatti con, diciamo, macchinari a controllo numerico e sono super precisi e super, diciamo, si incastrano perfettamente. Questo qua è il sapone, l'ho usato un paio di volte. Oggi però andrò a fare un po' un'eresia, andrò a mettere tanta acqua nel sapone ed è molto calda perché ho scoperto l'acqua calda, diciamo, no, in realtà ho scoperto che i saponi, non so come faccio a farvelo vedere così, cioè dell'acqua molto calda, ma calda, calda, calda. I saponi di Phoenix nella formula, non lo so, CK, potrei dire una cazzata, CK6 forse, insomma l'ultima formula, quella che hanno fatto loro, si sciolgono in maniera molto particolare e quando vai a prelevarli insomma fanno tipo dei filamenti di sapone sciolto, sono una cosa assurda in viso, sono un po' un massaggio, una sensazione particolarissima, quasi una crema istantanea. Il pennello è questo pennello qui, di non mi ricordo chi, penso sempre Yaki. Oggi è una rasatura quasi tutta made in Yaki. In realtà no, perché ho solo testina e pennello. E sì, se ora intanto che l'acqua fa il suo effetto, vi dico come lavora questo rasoio. Il taglio è molto molto dolce, l'esposizione è tranquillissima, la geometria diciamo, vi aiuta molto. La barra di sicurezza è molto, cioè, sembrerebbe particolarmente storta, però una volta che si mette sul viso, guarda qua, si vede benissimo come la lama sia dritta, cioè sia parallela, non venga più in fuori rispetto a un angolo rispetto all'altro. L'unica cosa un po' brutta di questo rasoio è che è la testina più economica fatta in acciaio che offre Yaki. Questo vuol dire che avrà dei segni di lavorazione, delle imperfezioni, piccole sbavature, ma soprattutto degli angoli vivi qui, proprio nella basetta, nella barra di sicurezza, proprio degli angoli che pungono un pochino. Chiaramente non sono parti che toccano il viso. Però sappiate che ha un po' degli spigoli vivi, andrebbero, non so, non dico limati, ok, però se uno è veramente fobico di spigoli vivi e vuole un rasoio tutto bello, tutto che non si è, deve un po' lavorarci lui. L'acqua, il sapone è molto molto caldo, l'acqua la possiamo anche rimettere nella ciotola, la famosa acqua di vegetazione. Intanto fuori una bellissima pioggerellina e il sapone è bello lucido, lo scolo. E vi faccio vedere com'è. Normalmente nei saponi di un certo livello non andrebbe neppure un goccio di acqua, andrebbe prelevato e messo in ciotola. Però guardate qua. Sciacquato il pennello, è un sintetico nodo da 24. Secondo me nodi più piccoli non hanno senso di un sintetico. E vado a prelevare il sapone. E spero, guardate qua.
Allora, tipo. E fa questo filamento che è una meraviglia, guardate. Questo è il mio tetto e questa è pioggia. E oggi un po' un nubifragio dove abito io, eh. Allerta meteo, cose così. E questo è il sapone, fantastico. E io lo prelevo così. Magari ne prendo un po' troppo rispetto a quanto occorrerebbe però. Meglio di più che di meno. Mi sciacquo il viso, poi lo monto in viso. Guardate. Metto un pelo di acqua. Lo inzuppo pian piano. Per il resto questo sapone si monta benissimo. È un sapone, credo, vegetale. Non vorrei dire una cazzata. Però è molto 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 buono, sapone americano. E mi ricorda anche un po' un sentore di pera, non saprei. Dovrebbe essere un tabacco particolare che si chiama Cavendish, che io ho sentito, ma non mi ricordo molto il tabacco, diciamo. Ci vediamo a montaggio finito. Ok, ci siamo. Mi sono anche un po' intizzato, il sapone monta benissimo. Questo è quello che è avanzato nel pennello, ci sta un'altra passata in mezzo. Molto molto buono. Andiamo. Pronti per provare questo Yaki Slop su barba di 4 giorni con una Bikram Platinum. Vediamo. Angolo più o meno di 45 gradi, eh. Io in tutti i rasoi comincio così, poi mi adatto, mi inclino un po' di più. Vediamo. Ha un taglio che ve lo dico a fare dolcissimo. Non ho alla mano i dati, i numeri, il gap, ma. Sono un tipo di rasoio che quando lo usi ti dimentichi di questi tecnicismi. Lo usi e basta. Riesce a domare anche abbastanza bene la Bic, che è una lametta notoriamente un po' cattivella, che non perdona. Sotto il naso si comporta abbastanza bene. Non è molto cantilino, però solo quello lo fa. Ora passo di qua e vi faccio vedere cosa sporta. Non sono fan di quelli che fanno vedere i peli del rasoio, fa un po' schifo. Però, oh. Mi dispiace. Qui, nella zona mosca, vado sempre in contropelo. Pressione veramente minima, non serve un filo di pressione in questo rasoio, va da solo praticamente. Il verso di crescita sul collo è in orizzontale con un po' di diagonale. Qua è sempre un po' difficile.
Io sulla mia pelle preferisco tantissimo rasoi efficienti che portano a casa il lavoro con meno passati possibili. Delle volte trovare questo tipo di rasoi senza una altissima aggressività è difficile. Vado a reidratare un pochino qui perché sono lento e la mia pelle assorbe l'acqua da sapone come una spugna, non so perché. Anche se è uno slant, le righe e le basette si fanno tranquillamente. Vengono dritte, ok? Non devi stare lì a fare i magheggi, a fare il geometra, no. Le basette vengono abbastanza dritte. Per far andare bene un angolo di 45 gradi, ma anche di meno, è proprio il suo angolo. Qua non si vede molto bene, scusatemi, ma ho la fotocamera a sinistra. Voilà. Risciacquo, seconda passata di sapone e passaggio di contropelo. E basta. Qui servono solo due passaggi. Eccoci qua. Allora, secondo strato, diciamo, per il contropelo, non è rimasto molto sapone, è proprio un velo abbastanza consistente. In contropelo vediamo come si comporta. Qui comincio da qui perché il mio contropelo è di qua, quindi al verso opposto. Vediamo. Non ho parlato del costo di questo rasoio. Io personalmente l'ho pagato 25 euro solo la testina, ma in realtà costerebbe dai 35-40 euro solamente la testina spedita da un Yaki comprato attraverso AliExpress. Quindi in 2 settimanelle vi arriva. Io fortunatamente lo volevo provare, pochissimi ne hanno parlato di persone italiane, forse in qualche forum. Di video sulla questione di questi rasoi ce ne sono 3-4, ma due sono in russo, quindi ho pensato di contribuire alle informazioni di questo rasoio, magari con un bel video. Insomma, per un rasoio in acciaio è tanta, tanta roba, anche se Yaki ha un po' alzato i prezzi, ma qua si parla di un'azienda che secondo me ha alzato i prezzi anche per poter fare più controllo qualità. Io ho tanti rasoi di Yaki. Questo è il primo che prendo in acciaio da loro. Sapevo dei segni di lavorazione che sono un po' spartani, lo sapevo benissimo, qua non c'ho più niente. Sapevo benissimo di avere in mano un rasoio così, diciamo, grezzo, ma secondo me contribuisce molto bene allo stile, diciamo, al design industriale, ecco, che io apprezzo moltissimo. Qui non perde un colpo, neppure sul mio mento, il mio mento che è particolarmente fitto di peli. Si pulisce benissimo sotto il getto dell'acqua, ha dei canali di scolo enormi. La lama in viso si sente, ma è penso la sensazione più tranquilla che ho mai avuto tra tutti i rasoi che hanno questo tipo di disposizione. Potrebbe
Potevo sentire molto di peggio, ecco, diciamo. E a quanto pensavo, al contrario di quanto pensavo, i morsetti della Bic si sentono, questi. Slant lo è, ma lascia anche comportarsi bene. La lametta senza alterare la sua performance, diciamo. Mi sto disidratando, mi sta tutto asciugando e non posso permettere ciò, quindi idrato, tantissimo idrato. Quella che parla è la mia ragazza. Fa delle ripetizioni online. Io in zona baffi non vado mai contro pelo, faccio al massimo un traverso. Perché ho sempre avuto problemi. Giusto per levare i peli sotto al naso e basta. Tanto non mi interessa. Qui mi sono un po' piato, eh. Mamma mia, la Bic. Lascia fare. Bic bastarda. Solo Andrea Tarenzi riesce a farla andare bene, la Bic. Mamma mia. È un rasoio, come tanti altri rasoi fatti bene, che ti dà una certa sicurezza, ti lascia fare, ti lascia anche un po' giocare con l'angolo, spingere, ti mette nella sua comfort zone e a volte ti fa anche del male perché ti prende la confidenza e allora ti scappa la mano, ecco. Qui è molto complicato. Io sono mancino, quindi devo andare in contropelo sull'altra parte del collo. Ah, forse vado giù dritto, no. Mamma mia, capisco mai come cazzo devo tagliarmi. Faccio gli ultimi due passaggi qui, che sono i miei passaggi killer, perché mi taglio sempre, perché ho dei peli, proprio i primi peli del collo qui che vanno in su, tutti gli altri vanno di là o di qua, quindi vado in giù, ma è un contropelo per l'ultima parte del collo. Basta, sono lì praticamente. Poi è lì che mi irrito. Ma forse nel video non dovevo usare una navetta che non conoscevo, però devo dire che tutto sommato ho sempre usato le Wisabet. Beh, ve le consiglio, soprattutto con questo rasoio qua.
un po' di traverso che male non fa, pure qui un po' di traverso, il poco sapone che è rimasto, proprio così, di cortesia. Cioè, sento che taglio pelo, ma non vedo pelo. Facciamo così. Va bene, il mento. Non ho mai un mento liscio liscio io. Sempre problemi con questi peli retrattili che non ci sono, appena faccio così, escono fuori. Io faccio la smorfia. Farli uscire. Che dire, finito, mi sciacquo, mi metto un po' di... Quindi sono fatto due taglietti, arrivo su. Eccoci qua. Allora, io sono lississimo, ho un BBS assoluto sulle guance, sulla zona collo, non è che me la sentissi molto con la BIC a osare, perché io sul collo per avere un BBS devo osare andare in mille punti di direzioni diverse. Avessi usato le mie lamette Comfort, le mie Iridium Super, avrei fatto un lavoro migliore, però consiglio a pieni voti lo Slope, scritto SLOPE, ma anche nel titolo, perché è un rasoio banalmente che porta a casa il suo dovere, lo fa egregiamente, porta a casa il suo compito, basta. Può essere noioso, perché è un rasoio che riesce a darti quella profondità. Di taglio con un'elevatissima efficienza, basta passare qualche volta e si sente che la lama ha lavorato, non che sta lavorando, ma che ha lavorato. Non senti pizzicore, non senti che la lama è rimasta molto sul viso. Perché? Perché la lama viene torta in questa maniera che è impercettibile, ok? Saranno pochissimi gradi di torsione e non è una torsione che riguarda tutto il rasoio, tutta la testa, perché la testa è dritta. Ora, questo è il primo rasoio slant in acciaio che ho mai avuto. Mi trovo molto bene. Ho avuto altri rasoi in acciaio che mi danno bellissime sbarbate, perché sono precisi, hanno un certo rumore quando li tocchi, quando sono maneggiati, quando li chiudi, li serri e rimangono lì, sono fissi. Un altro slant che ho avuto prima di questo slope, è questo qui, che è sempre di Yaki. Questo è una mannaia, questo è un'arma di distruzione di massa. Ha una torsione enorme, l'esposizione della lametta è assolutamente positiva e la barra di sicurezza, tutto non serve a niente perché non tocca mai il viso. È come usare uno sciavette, però slant, non so come spiegare questa cosa. E secondo me è una bestia. Oltre comprensione umana. E con quello mi sono fatto le migliori sbarbate di sempre, perché con quello ho capito che, e mi sono reso conto che l'efficienza era ciò che il mio viso chiedeva. Il mio viso non sopportava troppe, la mia pelle non sopportava troppi passaggi. Unisci questi passaggi a un'aggressività molto alta, come, che ne so, un rasoio proprio aggressivo, un R41, un altro tipo di rasoio con un'esposizione molto pronunciata, magari che va dritto sul viso. Questo bellissimo slope cosa fa? Arriva sul viso con una certa incidenza, ma non te la fa percepire perché la lametta viene anche resa un po' più rigida, perché la torsione aumenta la rigidità della lametta. La lametta evita di piegarsi perché è già un po' piegata e fissata in posizione. Io consiglio questo rasoio. Consiglio anche di guardare altri prodotti di Yaki, fa degli ottimi manici, ottimi rasoi. Il video si conclude qui e noi ci vediamo nel prossimo video. Buone sbarbate!